Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone che hanno visto lo scorso video e non mi hanno tipo linciata perché praticamente, cioè, avevo veramente paura e veramente non me l'aspettavo che nessuno mi uccidesse e quindi sono contenta di avere delle persone che mi seguono così educate, rispettose anche delle idee che magari non sono uguali alle proprie. Vi chiederete come mai io avessi così tanto paura. Praticamente ho aspettato tipo settimane prima di trovare il coraggio di pubblicarlo, quindi immaginate come stavo in ansia. Il motivo di tutta quest'ansia, scusate l'acconciatura, il motivo di tutta quest'ansia sono i gruppi Facebook, perché non so se magari siete iscritti a qualche gruppo, però a me è passata la voglia di pubblicare qualsiasi cosa. Succedono i finimondi per qualsiasi cavolata. Tu pubblichi una cosa in modo così ingenuo e loro trovano sempre il modo comunque di criticare, di attaccare. Ora, io sono una persona tranquilla e quindi non. Cioè, alla fine non arrivo a far scoppiare una vera e propria guerra, cerco comunque di calmare le acque, rispondere in modo tranquillo e così anche le altre persone fanno la stessa cosa, però alcune persone giustamente perdono anche la pazienza e quindi rispondono male, succedono disastri, litigi veramente pesanti, tipo 400.000 commenti sotto un post. Di insulti, 400 commenti di insulti. Comunque, vi faccio un esempio per farvi capire cosa intendo. Io una volta ho pubblicato, praticamente vi dico le ultime due cose che ho pubblicato in gruppi diversi, tra l'altro, perché davvero non pubblico più, non pubblico quasi mai. Allora, il penultimo era una foto in cui Bijou aveva davanti una ciotola piccolissima, quella lì per gatti, quindi una cosina così, tanta così come spessore, e in questa ciotola c'era finocchio, radicchio credo, e poi tipo carote, oppure era mela, non ricordo, o carote o mela, pellet e un'uvetta. Ora non ricordo esattamente, comunque nella pagina, quella di Bijou, questo post c'è ancora, quindi se volete lo potete anche vedere. Quindi c'era questa foto e poi avevo scritto una cosa in realtà che voleva essere spiritosa e diceva tipo la mia amanita, cioè come se parlasse il coniglio, è proprio strana. Prima mi mette a dieta e poi mi guarda e dice: "Oh mio Dio, come sei magra, povera piccola", e mi riempie di cose ipercaloriche. Siccome io ci tengo alla linea, lascio il finocchio, quindi era una cosa veramente, cioè, spiritosa. Ora, tralasciando il fatto che magari non tutti conoscono chi sono io, chi è il mio coniglio, e quindi non sanno che quel povero coniglio è sempre a dieta, cioè il mio coniglio non vedeva una carota da tipo mesi, è un'uvetta da anni. E io, cioè, vedendola dimagrita, ho voluto fare questa cosa così carina, ma la posso fare al massimo tipo per il suo compleanno, cioè non succede ogni giorno questa cosa. Che cosa mai poteva fargli per una volta mangiare qualcosa di più calorico? Cioè, secondo me niente. Comunque, fatto sta che, secondo me, dal post che avevo fatto, più o meno si capiva perché l'avevo detto che l'avevo messa a dieta. Quindi, vabbè. Comunque ci sta che qualcuno magari potesse pensare male, però secondo me era tipo da dire: "Ma spero che questo piatto non glielo preparo ogni giorno perché è un po' calorico". Cioè, così in modo molto educato l'avrei accettato. Però hanno cominciato a dirmi tipo: "Ah, ma sei pazza, ma quanto mangiare gli dai? Pitipum, pitipà". E io lì a spiegare: "Raga, calmatevi, guardate che il mio coniglio non mangiava da un sacco di mesi queste cose così", eccetera eccetera, e poi loro mi hanno anche chiesto scusa. Però comunque, cioè, io pubblico una cosa pensando
di fare una cosa così spiritosa, carina, anziché ottenere delle risate, mi ritrovo a dovermi giustificare, a spiegare tutto, pitipum pitipà. Cioè, sinceramente, mi passa un po' la voglia. L'ultima volta poi ho chiesto delle goccine per le orecchie e quasi mi hanno scambiato per un'assassina che voleva infilare il cotton fioc dentro l'orecchio del coniglio. Lo so che non si infila il cotton fioc nell'orecchio, cioè non l'avrei mai fatto, però siccome il mio veterinario gli ha messo delle goccine, allora avevo chiesto se qualcuno sapesse qualche goccina da poter mettere per facilitare la pulizia delle orecchie. Cioè non è che ho chiesto chissà cosa o ho detto chissà cosa, eppure anche lì polemica e io sempre lì a dovermi giustificare, guardate che il mio veterinario l'ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi basta, non ho pubblicato più niente perché non ce la posso fare ogni volta. E siccome vedo che qui, insomma, ho conosciuto delle persone veramente fantastiche, ho pensato che potrei fare io un gruppo in cui ci si può confrontare in maniera educata e soprattutto non cercare in ogni cosa il pelo nell'uovo per criticare, per fare allarmismo, cioè ognuno che pubblica qualsiasi cosa diventa un assassino, un maltrattatore, cioè no, non va bene questa cosa. E ieri sera ho aperto il gruppo che si chiama Conigli e Mamite. Mamite perché nella pagina io praticamente, siccome chi ha un coniglio, siccome siamo molto apprensivi, veniamo chiamati tacchini, perché anche i tacchini sono apprensivi con i loro figli. In tutti i gruppi, comunque, chi ha un coniglio è un tacchino. Siccome mi piace anche che, tipo, noi siamo tipo i loro mami o papi, e quindi ho fuso le due cose, quindi mami e tacchino diventa mamita. Insomma, è una cosa un po' così. Comunque, questa cosa è uscita col tempo, perché comunque la pagina ce l'ho da prima ancora del canale e quindi piano piano poi sono arrivata a questa cosa. Comunque, volevo invitare tutti voi in questo gruppo e ora vi dico brevemente le regole che le ho appena fatte. Allora, numero 1, sono ammessi tutti i post inerenti ai conigli, quindi qualsiasi cosa, anche un video così virale, lo potete impiccicare, che sia il vostro coniglio, che sia un coniglio X. Potete inserire sia annunci di adozione, quindi conigli in cerca di casa, o anche di vendita con recupero spese. Quindi comunque se voi avete avuto una cucciolata, e qui non voglio polemiche perché è giusto che i conigli trovano casa. Potete dire, ah, io sono contrario al fatto di mettere al mondo altri conigli con tutti quelli che ci sono da adottare, sono d'accordo, però siccome ogni testa è tribunale, voi siete liberi di non comprarli, ma non possiamo impedire a nessuno di fare cucciolate. Quindi se voi dovete trovare casa ai vostri cuccioli, potete pubblicare l'annuncio sul mio gruppo. Recupero spese perché comunque non vorrei che ci fosse dietro una questione di lucro, sfruttamento, eccetera, eccetera. Soltanto gli allevamenti possono, che hanno le competenze, possono guadagnare sopra questi coniglietti. Comunque, le pubblicità di altre pagine sono ammesse, ma saranno eliminate dopo 30 minuti. Su questo non aggiungo altro. Poi, se avete altri animali, potete pubblicarli, quindi se oltre al coniglio avete un gatto, un topo, un unicorno, una giraffa, potete pubblicarla. Così. Poi, vediamo alle cose vietate. Allora, sono vietate le offese e anche il deridere, il prendere in giro, eccetera, eccetera, sotto i post di altre persone. Questa è educazione, secondo me, ed è il motivo per cui non pubblico niente sotto, cioè non pubblico niente negli altri gruppi. Nel mio non voglio vedere queste scene. Poi foto con conigli maltrattati e anche conigli che fanno il bagno, perché per me è maltrattamento.
conigli vestiti, cioè finché gli mettete un fiocchetto il tempo della foto e poi glielo togliete, non ci sono problemi. Però conigli proprio vestiti eviterei. Con campanellini, conigli con campanellini preferisco non vederli perché anche se messo per il tempo della foto qualcuno potrebbe pensare che si può fare e quindi metterlo al proprio coniglio. Quindi eviterei. Poi, qualsiasi opinione deve essere espressa in maniera garbata ed educata, non si nasce imparati e il gruppo serve anche per scambiare opinioni e consigli. Quindi se una persona fa una domanda che a voi sembra stupida, rispondete sempre con garbo. Se proprio vi dà fastidio quella domanda, fate finta di non vederla. Se pensate che quella cosa postata è troppo grave, non dovrebbe stare sul gruppo, contattate me e io provvederò in caso anche a bannare se è una cosa così grave, però in realtà i post vengono accettati da me, quindi cose del genere non le accetterei neanche. Ok, ora passiamo a come sarà strutturato il gruppo. Per ora ci sono soltanto io come amministratrice che a posto, che vuol dire? Che approvo sia le richieste di iscrizione e sia i post che verranno pubblicati. Cioè voi pubblicate un post, prima di essere pubblicato io devo approvarlo. Niente di che, io cerco di essere più veloce possibile. E niente, però. Quando saremo di più, siccome ci sta che magari io per un'oretta non guardo Facebook, per evitare che si accumulano posti in attesa di approvazione, cercherò di nominare una moderatrice. Chiederò chi vorrebbe candidarsi e tra queste sceglierò io chi mi sembra più adatta. Ho già in realtà qualche idea su chi potrebbe essere, però. Vedremo, però questa moderatrice cambierà ogni 3 mesi, a meno che non si candida nessun altro, allora può restare quella per altri 3 mesi. Semplice. Poi la copertina del gruppo, per ora ho messo una foto che mi ha colpita, mi è piaciuta molto e quindi ho messo per ora quella, ma siamo ancora pochini. Quando saremo un po' di più, e io penso da sabato prossimo, non questo, l'altro, farò ogni sabato un concorso per la copertina della settimana e quindi sotto questo post che pubblico, voi nei commenti pubblicate la foto del vostro coniglio e la foto che avrà più like starà in copertina per una settimana. Credo di aver detto tutte le mie regole. Spero che arrivate in molti, spero che vi troverete bene. E niente, il prossimo video che farò spero di farlo su, come si dice, gli inserimenti. Sugli inserimenti, coniglio coniglio, cane coniglio, gatto coniglio, eccetera, eccetera, perché una ragazza me l'ha chiesto e quindi cerco di accontentare. E niente, vi mando un bacio.